Buongiorno, sono Livia Tripiciano per Hot Corn e inizierei con Fabrizio. Com'è stato ritrovare Carlo Monterossi in questa seconda stagione e come hai lavorato sulla sua evoluzione? Guarda, è stato bello, piacevole, l'ho già detta questa cosa e te la ridico. È la stessa sensazione che si ha a teatro quando si torna a fare la seconda stagione, il secondo anno, insomma, si ha una familiarità con le persone, con i luoghi, con gli oggetti persino, che rende tutto facile. Beh, è un facile che va messo tra virgolette perché non c'è mai niente di facile in questo lavoro, però rende tutto naturale, ecco. Noi ci eravamo prefissi di fare non meglio, molto meglio della prima stagione, questa seconda stagione. E ti devo dire, mi assumo poi tutte le responsabilità del caso che secondo me ci siamo riusciti. È stato anche un po' come ritrovare una famiglia, no? In una seconda Sì, stagione. è come diceva prima Roan, secondo me non è assolutamente casuale il fatto che poi tutti gli attori che Roan ha scelto vengano dal teatro, perché è appunto quello che poi scatta naturalmente tra attori di teatro è questa solidarietà, questo appunto fare squadra, questo fidarsi l'uno dell'altro, perché poi questo è un lavoro che non si fa da soli, lo si fa insieme agli altri, quindi la risposta che ciascuno dà all'altro è fondamentale, come le cose che tu dici, quello che ascolti, come lo ascolti, e quindi è tutto appunto, come dicevo prima, diventa tutto più naturale, più alla fine vero, è quello che si va in cerca, no? Di una verità. Carla, vengo da te. Il personaggio di Flora è molto sopra le righe, abbastanza estremo. Che cosa ti piace di più di lei, pur essendo comunque molto diversi come persone? Beh, di lei mi piace sicuramente questo suo cinismo, questo suo essere così opportunista, sarcastica, specialmente nei confronti di Carlo Monterossi, che è la vittima designata, cioè c'è un amore odio, lei riconosce in Monterossi il talento e ha deciso che deve sfruttarlo al massimo delle sue possibilità, quindi non sfugge, non sfugge. Carlo Monterossi vorrebbe tutto. Le volte non rinnovare il contratto e fortunatamente c'è un agente che è Katia Sironi che decide invece che no, deve farlo e quindi Carlo è sempre invischiato nella sua tela. È una specie di appunto di vedova nera che agisce a suo interesse. Quindi ci dobbiamo aspettare cose pazze da lei questa seconda stagione. Ma anche la terza, la quarta e la quinta, vedrete che cosa succede. Senti, Rohan, invece io ti vorrei chiedere della colonna sonora che in questa stagione è stata firmata da un maestro della musica elettronica. Ci puoi dire qualcosa di più? Sì, anche la prima stagione l'aveva filmata Ralph. No, il lavoro che gli ho chiesto di fare era di una roba strana, cioè siccome la colonna sonora di Monterossi è Bob Dylan, la cosa che gli ho chiesto è andiamo a riprendere degli elementi di Dylan e rendiamolo contemporaneo in qualche modo, no? Cioè che ci aiuti sia nei momenti thriller, sia nei momenti quelli invece più anche ironici, scanzonati, ritmati. E quindi ha preso i bassi, la fisarmonica a bocca, e abbiamo creato una colonna sonora che poi potesse in qualche modo incastrarsi con i pezzi meravigliosi di Dylan, che noi già dalla prima stagione, onestamente, non credevamo veramente cioè che li avremmo avuti. Invece, poi, quando ti senti All Along with the Watchtower, piuttosto che Like a Rolling Stone nella prima, dici, vabbè, insomma,
Ecco, ad esempio, il finale della prima puntata, c'hai cioè All Along the Watchtower, con quelle robe, dici, vabbè, dai, insomma, siamo aiutati. E però, appunto, Ralph è riuscito a non, cioè, a creare una sorta di cordone ombelicale che partisse da Bob Dylan e arrivasse poi a quello che serviva a noi, alla contemporaneità. Grazie mille. Grazie. Grazie.